Nei giorni scorsi il personale del commissariato di Alghero ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 28enne nomade, responsabile del reato di furto aggravato accaduto nello scorso mese di aprile. In quell'occasione gli agenti intervennero in via La Marmora nei pressi di un supermercato dove una donna, uscendo dall'esercizio commerciale, aveva subito il furto di una somma di denaro pari a 1.500 euro custodita nelle tasche degli indumenti che indossava. La vittima si era resa conto solo in un secondo momento di essere stata derubata dopo essere stata avvicinata da una nomade con in braccio un bimbo che, urtandola, le aveva sottratto la somma di denaro. Malgrado la nomade si fosse velocemente allontanata, le testimonianze raccolte e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona hanno permesso alla squadra volante del commissariato di ricostruire l'evento delittuoso. La responsabile del reato è stata riconosciuta dagli agenti e denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, che ha richiesto la misura della custodia cautelare in carcere concessa dal GIP. Un protocollo d'intesa per realizzare un progetto di interscambio culturale tra le città delle macchine a spalla, per studiare e promuovere le feste e i contenuti urbani e territoriali a cui sono legate. È il documento che nella giornata di ieri è stato presentato a Nola, a 10 anni di distanza dal protocollo che venne siglato nella città campana nel 2006 e che contiene le promesse per le città di Nola, Sassari, Viterbo, Palmi e Gubbio per le loro feste secolari, festa di Gigli, Faralda dei Candelieri, Macchina di Santa Rosa. Hanno voluto rinnovare anche in virtù del prestigioso riconoscimento UNESCO ottenuto a Baku nel dicembre 2013. Il protocollo è stato condiviso anche dalla città di Gubbio, parte integrante della rete ma in attesa ancora dell'ambizioso riconoscimento. È stata rinnovata così la dichiarazione di intenti che nel 2006 ha dato avvio a un lungo processo intrapreso da comunità e istituzioni per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle cinque feste. Un documento che rappresenta la conferma dell'impegno alla cooperazione nell'ambito della rete delle città delle grandi macchine a spalla italiane, considerata dall'UNESCO modello e fonte di ispirazione. La delegazione sassarese era guidata dal sindaco di Sassari Nicola Sanna, dall'assessore alle politiche culturali Raffaella Sau, dai rappresentanti dell'intergremio composto dal presidente Salvatore Spada del gremio dei Sarti, da Gavino Sale del gremio dei Massai, Raimondo Rizzu del gremio dei Muratori e Marco Dettori del gremio dei Macellai. Spettacolo ieri sera nello spazio antistante l'oratorio della parrocchia Cristo Redentore di Carbonazzi. I 18 ragazzi, tutti tra i 9 e i 15 anni, che hanno seguito le lezioni gratuite di chitarra del maestro Alberto Deiana, si sono esibiti davanti ad un folto pubblico, dando così prova di quanto imparato durante il corso. Non un saggio finale, come hanno tenuto a precisare sia i ragazzi che gli organizzatori, ma un vero e proprio concerto che ha fatto divertire e cantare praticamente tutti. Vasto il repertorio suonato, dalla classica canzone del sole di Lucio Battisti a canzoni più recenti come La vita com'è di Max Gazzè, Controvento di Arisa, Roma Bangkok di Baby K e diversi altri successi. Applausi e consensi dunque per questi ragazzi che si sono confrontati per la prima volta con il pubblico, riuscendo comunque a contenere l'emozione del debutto. Il tutto sotto l'occhio benevolo e attento del parroco Don Marco Carta. L'innocenza sulle gote tue, arance ancor più rosse, e la cantina Puglia dove noi respiravamo piano. Bentrovati anche oggi ad un nuovo appuntamento di Telegin Radio, ben arrivati, buon lunedì a tutti. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che potete trovare i nostri contatti sul nostro sito www.telegi.tv, dove troverete, oltre ai nostri contatti, anche il notiziario, l'archivio del notiziario e di tutte le nostre produzioni. Ma vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, che è appunto Teleg, all'interno troverete le anticipazioni del telegiornale e il notiziario del giorno. Scadono questa settimana i termini per consegnare la domanda per l'assegnazione degli orti urbani ali punti. Si chiama Orti in Comune l'iniziativa, istituita dal Comune di Sassari. Si tratta di assegnare degli appezzamenti di terreno a persone anziane perché possano coltivarle. La zona dove nasceranno questi orti è situata tra via Cosseddu e via Camboni ed è realizzata in un terreno recintato.
costituito da 20 appezzamenti di circa 60 metri quadri ciascuno, che saranno consegnati privi di erbacce, dotati di approvvigionamento idrico e di casetta per il ricovero degli attrezzi. Per la coltivazione dell'orto non sarà possibile utilizzare fertilizzanti chimici, i prodotti ottenuti potranno essere utilizzati per il proprio fabbisogno familiare, ma non sarà possibile la commercializzazione. Per ottenere in concessione uno degli appezzamenti di terreno, gli interessati dovranno partecipare al bando pubblico attraverso l'apposita richiesta da presentare entro le 12 del 1 luglio 2016. È possibile scaricare il modulo per la presentazione della domanda sul sito del Comune di Sassari, oppure ritirarne copia presso il settore valorizzazione del patrimonio e contatti servizi patrimonio presso Corte Santa Maria. L'iniziativa è rivolta soprattutto alle persone anziane, tanto è vero che, come prevede il regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani, nell'assegnazione verrà data priorità ai soggetti che abbiano compiuto 65 anni di età e che non risultino proprietari di altri appezzamenti di terreno coltivabile. Questa era la notizia del comune di oggi. Naturalmente a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per averci scelto e ricordarvi come sempre che con Telegin Radio l'appuntamento è rinnovato alla prossima. Ciao e grazie. Tu sei la rosa più bella di chi
vita terra battuti noi. Oh, yeah. Altro che il prego che sei.